Allora, che bello, Thomas mi toglie anche l'incombenza di iniziare. Intanto benvenuti alla 9ª edizione del Festival Internazionale del Film di Roma. Questo è uno dei momenti più attesi del festival, il momento in cui Thomas Milian torna a Roma per ricevere l'Acting Award, un premio alla carriera, a una carriera esemplare, a una carriera che ha segnato in profondità il cinema italiano e il cinema americano degli ultimi decenni, ma anche degli anni 60. E un onore incredibile per il Festival di Roma di avere con noi Thomas Milian. Thomas Milian, un attore cubano internazionale, un autentico esempio di talento locale che è assurdo a livello di simbolo della romanità nel mondo. E quindi io posso passare direttamente la parola ai colleghi se ci sono già domande. Sono assolutamente convinto che avrete un sacco di domande da fargli, e vi ricordo che domani alle 16.30 in sala Petrassi ci sarà la masterclass con Thomas Milian, moderata da Manlio Gomarasca e dal sottoscritto. Per cui a questo punto, se noi possiamo dare inizio alle danze. Domande, basta alzare la mano e ripasso la parola. Abbiamo una domanda lì davanti, in quarta fila. Ciao Thomas, innanzitutto benvenuto a Roma. Volevo chiederti, quale domanda subito diretta, qual è il personaggio che hai gradito di più interpretare, quello che preferisci di più? Vergognezza. Grazie. E perché Monnezza rispetto a... Perché vi faccio una piccola storiella con riguardo a questa domanda qua. Quando avevo deciso di... Però tutto questo sta nel libro, però. Ecco, quando avevo deciso di lasciare Cuba per entrare nell'ambiente del cinema, la mia famiglia era una famiglia alto borghese, avevano soldi, eccetera, high society, tutta quella roba lì, della quale io formavo parte, però ero proprio infelice, non mi piaceva. E non sapevo che ero un ribelle proprio perché avevo preso quell'atteggiamento d'essere contro tutta quella società. E niente, andai, non le dissi niente a nessuno della mia famiglia più vicina che volevo fare l'attore, perché avevo visto La Valle dell'Eden e mi identificai con James Dean nella parte della Valle dell'Eden, che aveva problemi col padre, come io avevo problemi col padre e quello che tanti di voi avete avuto. Però il mio problema con mio padre era più profondo, era una cosa di abbandonare lui, la famiglia, tutto quello che mi avevano insegnato. Andai al cinema a vedere La Valle dell'Eden e vide questo figlio, che era James Dean, che non andava bene col padre. Il padre voleva bene invece al fratello, come successe a me. E a un certo punto lui si mette a seminare fagioli, che poi viene la prima guerra mondiale, i fagioli vanno su di prezzo, ecco, perché lui voleva offrirli al padre questo sacco di soldi fatto col suo sudore, e mi commosse e volevo fare lo stesso per il mio di padre, che si aveva già ammazzato per conto suo. E allora il sacco di soldi era per mia madre. Allora, anyway, mio padre si suicidò e bla bla bla, anche questo tutto sta nel libro. Però niente, incominciai, sono andato da questa mia zia, che era un intellettuale, sposata col preside dell'Università dell'Havana, una donna colta, molto ricca, però anche addirittura era una protettrice di Fidel Castro.
che l'altra parte della mia famiglia non ne volevano sapere. Però lei mandava soldi alla Sierra Maestra, a Fidel Castro, per la rivoluzione. E io non ero politico, non sapevo manco che cosa erano i comunisti, i fascisti, niente. Ero un piccolo fascista senza saperlo, perché avevo la macchina ultimo tipo con aria condizionata, il miglior club, country club della Havana, bla bla bla. Uno stronzo, ecco. Anyway, è andata questa mia zia a dirle: guarda Carmita, tu sei l'unica persona della famiglia, perché sei intelligente e colta, che io voglio confessare perché me ne vado da Cuba. Perché voglio fare l'attore, però alla grande. Cioè, in altre parole, vado a conquistare l'America e che mi accettano all'Actor Studio di New York, dove vanno Marlon Brando, James Dean, Montgomery Clift, Paul Newman, eccetera. Mi disse Tommy, che mi chiamavano Tommy, T-O-M-M-Y, all'americana. Che personaggio vai a fare al cinema, scusa? Il ragazzino della società che si alza all'una del pomeriggio, prende la macchina con aria condizionata, va al country club, vai a fare il bagno, a prendere la tintarella, fate il bagno, dopo mangiare al club, poi alle 4 passare per il bar del club a scegliere la ragazza per la notte, andare a mangiare al ristorante di moda e bla bla bla. Dice, hijo mio, che film tan aburrido. Dice, che film noioso. Dice, tu devi, se vuoi fare il cinema, tu devi sapere cose che non conosci, cosa deve fare un uomo comune per portare a tavola il pan nostro di cada dia. E questo mi sciocchizzò, perché io non avevo mai pensato all'uomo comune, giuro. È vero, però ero un cretino, per quello che mi chiamo cretino a me stesso. Però lei mi aprì gli occhi. Allora lei mi disse: io ti pago le classi alla Università di Miami di inglese, già tu lo parli un po', perché hai bisogno dell'inglese se vai negli Stati Uniti. Dico: e lì dove voglio andare? Perché io voglio arrivare all'Actor Studio, dove insegnano Strasberg, Elia Kazan, eccetera. Che, by the way, Elia Kazan era il regista della Valle dell'Eden, il film che a me mi colpì e per il quale io stavo partendo. Qui in Italia usano la parola fuggendo e non mi piace quella parola, perché mi fa vigliacco, e io non sono un vigliacco, io sono molto coraggioso. Cioè, me ne andavo in una situazione molto difficile, che era Cuba, perché io mai avrei fatto l'attore a Cuba. Avrei fatto l'attore negli Stati Uniti alla grande. Però fu il destino che cambiò la mia ruta. Sto parlando troppo. Ecco, fu il destino che cambiò la mia ruta. E sono andato all'Actor Studio a iscrivermi per fare una scena. E beh, si passava il preliminare, mi passavano al finale, ed erano due prove per vedere se avevo il talento sufficiente per formar parte, perché tutti gli anni sceglievano tra 3.000 aspiranti attori americani. Questa volta c'era, in quei 3.000 c'era un cubano con l'accento, che doveva fregarsene dell'accento, farlo con l'accento che avevo da cubano, e scelsi una scena da fare di un play che si chiamava Home of the Brave di Arthur Lawrence, dove c'era un personaggio che diventa paralitico nelle gambe nella guerra, perché il suo compagno di come si chiama? Nella grotta lì per sparare, nella trincea, nel bunker, ammazza il suo migliore amico, e lui ha un problema nella psiche, pensando che il suo migliore amico era morto, perché io
non l'avevo difeso o non l'avevo protetto, cosa che io abbinavo a mio padre, che quando si suicidò davanti a me, io avevo 12 anni, però mi mise in testa dopo di verlo morire, lì che si diede la, pistolettata nel cuore, quando io aprì la porta della sua stanza che volevo, perché mezz'ora prima mi aveva detto: Tommy, tu sei già un uomo, hai 12 anni e io voglio, tuo padre è molto stanco e io voglio che da, era il 31 dicembre, che dal 1 gennaio tu incominci a occuparti di tua madre e di tua sorellina. Lui si mise in una stanza in casa dei nonni con mia madre e io andai a mangiare con i, con i nonni e mia sorellina. Quando vedo passare mia madre che andava verso la cucina fuori della casa, e la vide che stava piangendo, come mi aveva fatto quel discorso prima, che io dovevo occuparmi di mia madre al vederla piangere, io mi sono sentito autorizzato per andare nella sua stanza e vedere perché mia madre stava piangendo, che era uscita da lì piangendo. E lo dovevo domandare, dovevo affrontare lui, che era una specie di, con rispetto alla sua anima, una specie di mostro, che mi comunicava le ordini tutte col bastone. E niente, sono andato, dico: papi, la porta era chiusa, papi, decido di aprire la porta così, apro la porta, entro e me lo trovo sul letto, vestito da ufficiale dell'esercito, con gli occhiali oscuri, che sembrava che mi guardava a me, perché io stavo camminando dalla porta verso il letto dove lui stava. Mentre lui cominciò a muovere la mano verso la cartucciera dove aveva la pistola 45 di acciaio automatico, aprì, fece così, io stavo entrando e mi puntò così, io disse: questa è la fine mia. Però niente, continuò verso il suo cuore, fece così, e da sé, per me fare, per mio padre, e lì morì proprio. Io mi sciocchizzai, ma non piansi, e ebbi una sensazione come di liberazione, come un popolo che è preso da un dittatore e che decide di eliminarlo, e si eliminò lui stesso. Allora io dico: però io non sento dolore, quella prima cosa che mi è successa. Dico, e corro per non essere cosciente di che non piangevo, mi mise a correre verso il telefono per chiamare la sua madre, la mia nonna, per dirle che suo figlio si era sparato. Andai al telefono, prese il telefono, fece il numero di mia nonna, era occupato. Allora io dissi: no, ma questo non è vero, questo gesto che sto facendo, lascio cadere il telefono per essere più tragico nella mia scena madre. E la lasciai cadere falsamente. Dico: no, ma questo non è il sentimento, la maniera di cadere del telefono di una persona, di un figlio che sta veramente soffrendo per la morte del suo padre. Allora lo ripreso un'altra volta e lo lasciai cadere ancora più peggio, male. Decisi di correre verso casa di mia nonna che stava all'angolo, dietro l'angolo, per arrivare almeno con l'ansia che sembrasse dolore. Così arrivai, dicendo: papi, cos'è? Papà, cos'è successo? Che è successo? Come aveva tentato il suicidio già tempo fa, tempo prima, era andato a finire poi in una clinica di malattie mentali. Disse: papi, si è sparato, è morto, casino, e lì mi veniva da ridere, dal dramma che io avevo creato lì, però ero il protagonista del mio film, della mia valle dell'inferno invece della valle dell'Eden, e mi fece il mio filmetto lì, io solo.
purtroppo il tempo sta volando. Io no, mamma mia, scusa, no, non l'avresti detto prima. No. Però volevo semplicemente, perché poi domani avremo l'incontro con Thomas. Posso fare una domanda al microfono? Grazie. Thomas, le volevo chiedere quanto tempo era che non tornava a Roma? Dove stai? Dove sei? Aspetta. Non ha finito la risposta, non ha ancora detto perché. Ma Monnezza, non ha finito di dire perché ha scelto Monnezza. Ah no, allora dovete comprare il libro perché è una perché Monnezza, ti spiego. Ecco, giusto, bella domanda, giustissima domanda. Quando ero piccolo, avevo 6 anni, appena mio padre uscì della clinica delle malattie mentali, la mia zia, quella sposata col preside dell'Università dell'Avana, che aveva molti soldi, una donna molto intelligente e colta, mi disse a me, disse: figlio mio, però che film hai a fare? Dice: quello del... Allora, io devo, non so dove sono rimasto. No, volevano sapere perché Monnezza ti è rimasto così nel cuore tra tutti i personaggi che hai interpretato in Altre. È proprio per quello che sto per dire, che però non l'ho detto. Avevo 6 anni e mio padre, dopo la clinica delle malattie mentali, quella zia ricca ci diede un usufrutto, le diede un usufrutto a mio padre della sua casa di campagna. Io avevo 6 anni e lì ho cominciato la vita di padre e figlio. E, sempre violento, non lo amavo, avevo paura di lui. E, era un uomo, un militare, uno dell'esercito che voleva insegnarti col bastone. Che c'è? Hello? Hello? O mi fermo io se ferma lei, Scusi, Ecco. Allora, dove sto? Sì. Sì, ok. Allora, niente, cominciò a fare le carte per andarmi via da Cuba come un emigrante, non come un figlio di ricco, no? Emigrante col fagottello a New York. Obiettivo, l'Actor Studio. Incominciai, Carmita, mia zia, mi disse: io ti pago le classi di inglese, che già lo parli, quello che hai studiato dai Salesiani, eccetera, però non bene, tipo Mary Sepoy, you know. E così niente, mi preparai, mi diedi i soldi, disse: io ti pago i soldi per la partenza, per iscriverti all'Università di Miami, così perfezioni l'inglese, e da lì vai a New York a fare l'audizione per l'Actor Studio. Così feci. Andai all'Actor Studio con una scena che trovai in un play di Arthur Lawrence che si chiamava Home of the Brave, dove c'è un problema dove il protagonista che avevo cercato io, che avrei interpretato io, era un negro però, con suo amico, l'amico viene ammazzato, però io l'ho fatto per l'audizione dell'Actor Studio, l'ho fatto diventare per adoperare il mio accento che avevo. Invece di negro lo feci portoricano e feci la scena. E fu una cosa, io lo so quando io sono bravo, quando io sono... E per me essere bravo vuol dire essere autentico, non recitare, perché per me recitare vuol dire ingannare. Allora Stanislavski mi chiede una cosa che facevo già da piccolo: vivere il personaggio che stai interpretando, che è una cosa molto pericolosa, perché vai via con la testa a essere un'altra persona. E così fece, chiese per fare l'audizione, per entrare alla prima audizione, e la vinsi.
tra 3.000 americani, poi rimasero 200, 150, 200. Tra questi qua c'ero io. Andai al finale, all'esame finale, e l'ho passato. E sono stato accettato all'altro studio tra 3.000 americani con altre due persone. Il tempo sta veramente volando, Thomas. Ah, vabbè, io volevo essere generoso a raccontare. Abbiamo domani tutta la giornata. Una domanda al volo e una risposta fulminea. Che impressione, qual è l'emozione di essere ritornata a Roma e di essere stato accolto dall'affetto di questa città? La mia resurrezione. Bene. Grazie. Grazie a voi e mi raccomando domani alle 16.30 in Sala Petrassi per la Masterclass di Thomas Millian. Grazie e buon pomeriggio.